Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi ascoltiamo Mr. Rage. Finalmente Trippie Redd ha droppato il suo singolo, attesissimo ospite della canzone. Playboi Carti è, che dire, una delle sue canzoni più hypate di sempre e una delle canzoni americane più hypate almeno per quanto riguarda il 2021. Io mi ricordo ancora la prima volta che vidi il post sul suo Instagram, perché lui ha l'abitudine ogni tanto di caricare i suoi snippet su Instagram. E mi ricordo che non appena ascoltai questa canzone notai subito qualcosa di troppo eccezionale, a partire anche dal solo beat, che secondo me può anche definirsi già iconico, molto sul sound di Wall of Red di Playboi Carti. I due sono amici nonché collaboratori anche abbastanza frequenti. L'ultima canzone, ovviamente esclusa Miss The Rage, risale all'album di Trippie, exclamation mark, punto di esclamazione, chiamatelo un po' come volete, è letteralmente un album intitolato punto d'esclamazione, appunto, scusate il gioco di parole, ed era Day Afraid of You, se non sbaglio, canzone che poi lo stesso Trippie rimosse dall'album ai tempi, perché quel progetto può tranquillamente definirsi un vero e proprio flop a livello di vendite, ma un po' in generale. E appunto ai tempi nacque questo meme che Carti, con 30-40 secondi di strofa, aveva fatto le migliori barre, insomma, di tutto il progetto. Poi, per fare un altro esempio, lo stesso Carti ha citato Trippie Redd in una canzone contenuta in Wall of Red, Punk Mo, spero di averla pronunciata correttamente. Quindi secondo me questa canzone, parlo di Mr. Rage, era nata come singolo di Trippie, poi a una certa, visto il beat, visto il fatto che Carti ci poteva stare benissimo, gli ha chiesto: oh bro, ma non è che ti va di droppare una strofa? E lui secondo me ha accettato, è un po' così che mi immagino la dinamica. Penso questo più che altro perché, come ho già detto, lui carica un sacco di snippet, solo che quando ha caricato questo, dopo pochi giorni, settimane, mesi, i commenti sotto i suoi post erano solo drop Mr. Rage, drop Miss The Rage, e alla fine, per fortuna, è uscito anche un video su YouTube. A sto punto reactiamo a quello, non era in programma, ma visto che dobbiamo reactare alla canzone, reactiamo anche il video. Mazza che drop. C'è pure il testo. Ok. 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 Okay. Mamma, il video è bellissimo. Okay. Mamma, che flow. Ecco, mo dovrebbe attaccare a Carti. Ok. 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 Poche volte effettivamente ho tanto hype per una canzone, ascolto la canzone e poi è ancora più bella di quello che mi aspettavo. Questo è uno di quei casi, scusate la dislessia, veramente una hit assurda. Sarò sincero, così proprio a primo ascolto la butto lì, mi aspettavo un pochino di più da Carti, perché non è che fa una brutta strofa, però mi aspettavo, non lo so, qualche flow diverso in più. Invece ha fatto la sua strofetta di una quarantina di secondi, saranno 16 barre, e l'ha chiusa lì. Devo essere sincero, lo dico, verrò crocifisso probabilmente, ma ho preferito nettamente Trippie Redd. Cioè, a mio avviso, per quanto mi piaccia Carti, per quanto mi sia piaciuta la sua strofa e per tutto il resto, questo sarebbe potuto essere benissimo un singolo di Trippie Redd. Devo vedere subito chi ha prodotto la canzone, perché il beat, come vi ho detto, è assurdo, e voglio sapere il nome di questo ragazzo. Sbaglierò sicuramente la pronuncia, ma lo so, comunque l'ho detto letteralmente come sta scritto, cioè guardate qua. Devo dire che non lo conosco, non so minimamente chi sia, ma ha veramente prodotto una hit. Devo anche ammettere che mi sono accorto praticamente a metà video che in realtà erano sempre 3-4 scene ripetute in loop, quindi non si può parlare a tutti gli effetti di video ufficiale. Ho letto anche adesso che è il primo singolo, comunque uno dei singoli, del suo prossimo progetto, Trip at Night.
stavo leggendo il testo giusto così per sport e mi ha fatto subito ridere questa cosa, una barra del ritornello in cui dice Trippy, they like Stevie, they can see me. E Stevie è riferito a Stevie Wonder, famosissimo cantante e produttore americano che appunto è cieco, e quindi lui dice che le altre persone sono come Stevie perché non lo possono vedere, probabilmente perché abbagliati o accecati da tutte le collane che ha Trippy Red di solito addosso. Comunque ragazzi, niente, questa era Miss The Rage, a me è piaciuta veramente un casino, credo che abbia tutte le carte in regola per definirsi al momento SOTY 2021 del rap americano. Peccato giusto per Carti, perché avrei voluto ascoltare una sua strofa un pochino più fire, ma comunque sono del tutto soddisfatto. Voi invece cosa ne pensate? Il singolo vi è piaciuto? Avete preferito Trippy o Carti? Avevate hype per questa canzone? Immagino di sì. Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.